Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, visto che la prima puntata ha riscosso parecchio successo, mi ha fatto piacere questa cosa, continuiamo con i protagonisti in bianco e nero. Oggi parliamo di un giocatore a cui io sono molto affezionato perché mi è piaciuto sempre tantissimo e sinceramente sono convinto che sia stato un grande della storia della Juve, è stato molto sottovalutato durante la sua permanenza, ma non vi anticipo niente, vi anticipo solo che stiamo parlando di Giancarlo Marocchi. Giancarlo Marocchi nasce a Imola il 4 luglio del 65 e insomma cresce tantissimo calcisticamente nel Bologna. Dopo ha giocato nell'Imola, ma il Bologna sicuramente lo fa crescere parecchio. Nell'87-88 riesce col Bologna a venire in Serie A dopo che il Bologna erano anni che non ci riusciva più, infatti erano 6 anni che il Bologna era relegato nella serie cadetta. In quella stagione, ovviamente, la Juve lo visiona e lo compra per 4,5 miliardi di lire. La Juve praticamente mise Marocchi titolare. E se praticamente la stagione 88-89 Marocchi non salta una partita. Nella sua seconda stagione a Torino vince due trofei: la Coppa Italia e la Coppa UEFA, la Coppa Italia contro il Milan di Sacchi a San Siro e la Coppa UEFA contro la Fiorentina. Questa stagione in particolare vide Marocchi giocare con la numero 10. Per quello dico che è stato sottovalutato, perché nei numeri 10 viene citato Platini, viene citato Baggio, viene citato Del Piero, viene citato Tevez, viene citato Pogba persino. Marocchi non viene quasi mai citato, ma Marocchi, secondo me, come numero 10, vincendo quella Coppa Italia e quella Coppa UEFA, insomma, ha fatto non la sua parte, di più, perché quella squadra, lo ricordo sempre, a mio avviso era sotto sia al Milan di Sacchi che al Napoli di Maradona, che all'Inter di Trapattoni, insomma, che alla Sampdoria di Viali e Mancini, insomma, eravamo una parte sola. Nonostante questo abbiamo vinto tanto, perché una Coppa Italia e una Coppa UEFA non era assolutamente poco. La Coppa UEFA venne bissata da Marocchi nella stagione 92-93 con la Juve di Trapattoni, l'ultima Juve di Trapattoni, pre-Lippi insomma, vincendo le due finali contro il Borussia Dortmund, andata e ritorno. Arriva Lippi e Marocchi rimane nella Juve, vince il double nazionale l'anno dopo, vincendo Coppa Italia e Scudetto, la Coppa Italia in finale col Parma, lo Scudetto dopo una cavalcata trionfale, chiusa proprio davanti al Parma anche in campionato. Nella seconda stagione di Lippi, insomma, la Juve vince la Champions League e Marocchi non è più tra i titolari, ma fa parte di quella squadra. Infatti, abbiamo anche il suo primo gol in Champions League contro il Rangers di Glasgow. E alla fine Marocchi chiuderà la sua avventura in bianconero, iniziata nel 1988, tra l'altro, diciamolo sottovoce, mio anno di nascita. Terminata dopo la Coppa Campioni del 96 con 213 presenze e ben 15 reti. Marocchi sottovalutato, ma a mio avviso un importantissimo protagonista della storia bianconera.